Gli amici di QDS.it, siamo internet del quotidiano di Sicilia e siamo qui per una nuova puntata del format QDS Rosa Caffè e siamo qui con il consigliere comunale del gruppo Oso di Palermo, appunto, Giulia Giorgi. Grazie per essere venuta e ovviamente siamo qui con il nostro... Purtroppo per te ci sono sempre. Il nostro opinionista Giovanni Pizzo, che dato che oggi è particolarmente spiritoso fa la prima domanda. Allora... Dissesto, la parola è stata pronunciata dalla Ragioneria Generale. In che occasione? Spiegaci come mai tutte queste cose sono sempre così informali, mai un pezzo di carta trasparente, mai una comunicazione ufficiale. Intanto grazie. Prego. Anche per la domanda. Iniziamo con una cosa facile. È molto grave quello che viene fuori, la totale mancanza di trasparenza. La settimana scorsa, mercoledì se non sbaglio, è venuto il segretario generale in aula proprio per relazionare Antonio Le Donne. Antonino Le Donne, sì, per relazionare al consiglio. Tanto è messinese come te. Vabbè, non tutti siamo perfetti. E anche io origine messinese. Dovresti dire quello, tipo così facevo un Rocca Lumera. Di Rocca Lumera, mia zia è di Rocca Lumera. Vabbè, ora dopo questa parentesi. Rocca Lumera è vicino a Taormina comunque. Esatto. Dopo questa parentesi Buddace, torniamo a Palermo. Ma tu hai. Torniamo a Palermo. Dicevo che la settimana scorsa è venuto proprio il segretario generale per relazionare al Consiglio sullo stato dei conti. Ha fatto una relazione, permetto di dire, anche abbastanza ridicola, dimenticandosi di rappresentare questo piccolo dettaglio, ovvero che il ragioniere generale aveva già depositato una proposta di delibera per la dichiarazione del dissesto. Quindi è depositata agli atti una proposta, sì, di delibera per la dichiarazione di dissesto. Tenuta nascosta fino a ieri, quando la situazione... E quando è stata depositata? Mi sembra il 19 di novembre. 19 novembre. Ma non si doveva fare un famoso piano di risanamento da portare in consiglio comunale? Non eravamo rimasti a questo punto? Esattamente. A settembre, il 16 settembre, il consiglio comunale ha votato, dando mandato agli uffici, di redigere un piano di risanamento che doveva essere votato entro il 26 di dicembre. In alternativa all'approvazione di questo piano, entro la fine dell'anno si sarebbe dovuto chiudere il bilancio o dichiarare il dissesto. Di fatto, che è quello che io e il mio collega che si occupa con più partecipazione dei temi del bilancio, sì, Ugo Forello, da sempre rappresentiamo che si tratta di una modalità di quelle che fanno parte di questa, degli strumenti di questa amministrazione un po' menzognera per prendere tempo. In realtà era evidente sin da subito che non ci sarebbero stati gli elementi per arrivare a un predissesto, ed è quello che il ragioniere generale con questa proposta di delibera di fatto ha certificato. È la cosa che dice piuttosto grave. Il vero problema del Comune di Palermo è non essere in grado di garantire i servizi indispensabili, e quindi per legge diventa obbligatorio dichiarare il dissesto. Diventa obbligatorio il dissesto, anche perché lo stato di predissesto comporta delle responsabilità sul piano di predissesto che uno deve andare a fare, che la Giunta si dovrebbe accollare queste responsabilità. Quindi probabilmente il Ragioniere Generale ha pensato: andiamo al dissesto direttamente, non caricandoci, al di là dei noti, dei problemi, delle vicende giudiziarie sui falsi in bilancio, non caricandoci ulteriori dichiarazioni che potrebbero essere smentite successivamente. Quindi penso che la ratio del deposito di questo dissesto sia per non aggravare posizioni sia in Corte dei Conti sia sul piano della giurisdizione. Giulia, tu e Giovanni siete dei politici, quindi parlate anche da un punto di vista tecnico. Per i nostri ascoltatori che non sono politici e che magari, esatto, non conoscono il punto di vista... Che significa dissesto? Cioè, quali sono le conseguenze per il cittadino medio, se ci sono, insomma, tutta una serie di cose, cioè che significa? Allora, la differenza tra predissesto e dissesto per un cittadino in realtà sono quasi inesistenti, perché comunque in un piano di riequilibrio bisogna recuperare una cifra
compresa tra i 70 e i 90 milioni di euro all'anno per i prossimi 20 anni, il che comporta automaticamente tagliare dove si può tagliare. Chiunque viva a Palermo ha contezza della già inesistenza dei servizi base, per cui dove tagliare non si capisce bene da dove si deve tagliare. Esattamente, perché è quello che ha certificato il ragioniere generale. Io, oltre al quadro desolante che ha fatto Giovanni, aggiungo che secondo me la strategia politica, che veramente trovo spietata e abietta, è quella di rimandare il problema scaricando tutte le responsabilità, o meglio le colpe, a chi verrà dopo. Cioè, questo piano di riequilibrio sin dall'inizio aveva come obiettivo, già difficile però, quello di posticipare. Paradossalmente il dissesto, così rispondo alla tua domanda, sarebbe anche meno incidente sulla vita dei cittadini e permetterebbe a quel punto allo Stato, come ha già fatto, lo sta facendo per il Comune di Napoli e per il Comune di Roma, di attuare una serie di misure eccezionali che aiuterebbero a risollevarci da un disastro. E intanto una conseguenza c'è subito, rispondo alla tua, alla tua domanda, che nel dissesto le tasse per i cittadini aumentano alla massima aliquota, quindi una conseguenza immediata sulle tasche dei cittadini. La seconda è quella che è appunto i servizi, non solo i servizi, tanto vediamo per esempio i servizi sociali, una città che è la capitale del reddito di cittadinanza, vuol dire che ha una dimensione sociale abbastanza già precaria, giusto? Dall'altro i servizi a rete già non funzionano, ma quindi questa cosa comporterà? Secondo te questa città alla fine è una città che campava di rendite, di posizione, di qualunque tipo, impiegatizie, rendite immobiliari, rendite, comunque rendite, perché ha poco. Redditi di cittadinanza. Redditi, tutte rendite sono, no? Ci potremmo permettere, in una visione che non è quella orlandiana, in una visione alla Jena Pliskin, 1987, fuga da Palermo, ok? In una visione di questo tipo ci possiamo permettere di campare ancora di rendite? Oppure, arrivo al punto, tutta una serie di patrimoni e attività che abbiamo in campo, che già l'amministrazione pensava di svendere, dovranno essere collocati su altri asset per consentire il riequilibrio dei conti? Allora, la domanda è mal posta. È molto complesso tutto questo. Molto, quando si dice molto complesso. No, io ritengo che tutto quello che è stato fatto finora abbia dimostrato c'è un buon padre di famiglia, si vende la villa al mare e cerca di fare campare i figli, ok, che è quello che loro tentavano di fare, che gli uffici hanno tentato di fare, che il segretario generale ci ha raccontato in questo piano di riequilibrio: vendere il patrimonio immobiliare. Era uscita a un certo punto la notizia, non so se non semplice, te l'hai, no, assolutamente. Il comune negli ultimi 5 anni, ma neanche la regione, sento la regione da anni che deve vende patrimonio immobiliare, non ha mai venduto niente. No, mai. Anche in questi 5 anni che io sono in comune, il piano delle relazioni si riduce al nulla. Non so se avevi sentito pure la notizia a un certo punto di vendere le azioni del comune dell'aeroporto, sì. Cosa che comunque non avrebbe risolto nulla, perché la cifra valutata è di 23 milioni. Come dicevo prima, quello che ogni anno bisogna recuperare è compreso fra 70 e 90, 23 milioni una volta. Ma diciamo che una vendita così non è una vendita, cioè un aeroporto oggi si vende, delle dimensioni dell'aeroporto di Palermo, fra i 2 e i 300 milioni di euro. La quotazione dell'aeroporto di Catania, che è un po' più grande come numero di passeggeri per Palermo, la quotazione per la valutazione in borsa era intorno al miliardo, okay? Quindi Palermo, anche se la svendiamo alla metà, tutto l'aeroporto vale almeno mezzo miliardo. Parliamo, quindi, sempre di briciole però rispetto. Certo, parliamo di briciole, però mezzo miliardo è una cosa, 23 milioni è un'altra. Ok, però questo mezzo per mezzo miliardo serve comunque qualche anno. E poi c'è un problema. Quando tu hai delle aziende, teoricamente le aziende hanno bisogno di investimenti. Cioè il comune ha la forza di fare nuovi investimenti in aziende come l'aeroporto o altre aziende? Punto interrogativo.
Ma sicuramente non mi stavo tirando indietro dalla tua domanda di prima, cercavo di trovare una risposta che fosse anche sintetica. Tu come madre di famiglia, perché le madri di famiglia hanno il senso della borsa, cosa vedresti? C'è di base un errore che è conclamato dal risultato, il considerare i beni, le immobili per esempio o anche le azioni come qualcosa che si può all'occorrenza vendere, non è mai stato messo a regime nulla. L'elenco dei beni del comune ammonta ufficialmente a 8.000 unità, ma in realtà basta digitare il codice fiscale del comune di Palermo sull'agenzia delle entrate e ne risultano il doppio. Chiunque abbia una volta nella sua vita avuto la disastrosa esperienza di avere a che fare col catasto sa che neanche il catasto è corrispondente al vero, quindi stiamo dicendo, lo dicono i numeri, che il comune di Palermo reale non ha neanche idea di che cosa possiede. Non ha un censimento. Questa ha una ricaduta immediata perché comporta anche un non controllo delle tasse, quindi immediatamente c'è un non rientro, perché la cosa vale anche al contrario, cosa non possiedi più, e dall'altra parte un'ostinazione che ha portato al disastro di oggi a non mettere a regime un patrimonio che andava messo a regime, e questo deve essere necessariamente l'obiettivo, se ogni tanto ci chiediamo anche cosa vogliamo fare nel futuro, però la constatazione di dove sono stati gli errori è un passaggio fondamentale. Senti, tu sei considerata una sorta di passionaria nel Consiglio Comunale, insomma, sei considerata la Frida Kahlo del Consiglio Comunale. Soprattutto sei considerata forse la più strenua oppositrice di Orlando da un punto di vista strettamente... Più che oppositrice, una spina, più che nel fianco, nel midollo spinale, diciamo. Insomma, questa cosa... Diciamo, da un lato ti farà piacere, suppongo, perché comunque, e da un altro lato che cosa ti lascia, visto che ormai comunque questa esperienza, almeno per questa legislatura, sta andando via, sta finendo. Anche se sembra che ora ci sia il momento più caldo, siamo arrivati nell'arco di 10 giorni a concentrare effettivamente le questioni più delicate che si trascinavano da anni. Io sono spontaneamente così e credo che, così come viene fuori, che in qualche modo incarno anche le reazioni che avrebbe qualsiasi cittadino normale davanti al disastro o al rimbalzare ripetutamente su muri di gomma. Si può stare in consiglio a documentare carte alla mano che quella che si sta rappresentando è una menzogna, eppure esistono e sono anche numerosi colleghi e non solo che vanno dritto senza come i cavalli, come i cavalli dei cocchieri di Piazza Massimo. Sì. Okay. Senza visioni, come a Međugorje. C'era una sola visione in città che accomunava due persone, Giusto Catania e Leoluca Orlando. Un tram chiamato desiderio. Avevano un fortissimo desiderio di tram, ma questo desiderio di tram, perché incastrare tutta la vis amministrativa, ideologica, politica, sociale di questo comune, tutta su una cosa che nelle altre città è una cosa normale, si fa, non si fa, ma non si fa con queste modalità e con questi perché. È tutta una cosa per dare soldi ai progettisti. Perché a questo punto viene il dubbio. Allora, intanto non è la visione di solo due, ma la cosa ha origini anche, andando un po' più indietro nel tempo, coinvolge altri personaggi, l'assessore Arcuri e chi ha fatto il progetto, allora dirigente, che è l'architetto Mario Licastri. Guarda sono caso, due nomi pedine noti che hanno avuto un ruolo determinante in questa vicenda e non è un caso che loro continuano Licastri a parlare. Licastri è il RUP, se non sbaglio. È stato il progettista del progetto che è stato messo a gara, perché cioè, tutto questo ha origine di massima, diciamo. Sulla base del quale si è andato a concorso di idee e lui era il presidente della commissione, pur non avendo i titoli, perché per legge doveva essere dirigente. Ma è un trasportista di Castri? No, è un architetto. Beh, ma no, così.
Tu sei architetto e ingegnere, se non sbaglio. Quindi dico trasportista, una persona. Io non sono però trasportista. Tu non sei trasportista. Però la differenza tra visione e progetto è fondamentale e secondo me sta lì tutto il fallimento di questa amministrazione. Una infrastruttura importante, che è quella che dovrebbe, a cui viene dato il compito di risolvere i problemi della mobilità palermitana, che è un problema abbastanza grosso, non può essere risolta con una visione. È una gravissima mancanza di rispetto nei confronti del ruolo scientifico che ha la progettazione, la programmazione e la pianificazione, una delegittimazione che porta inevitabilmente ai blocchi, cioè il sistema tram. Ai blocchi ideologici fra chi è favorevole e chi non è favorevole. Ma questo è un dettaglio, non è che un'infrastruttura in città. Una cosa. Ma era l'unico percorso possibile? Come? Allora, io da tempo combatto la pista ciclabile via Villafranca, via Praga, perché si possono fare piste ciclabili, ma quello era l'unico percorso possibile. No, lo sai perché l'hanno fatta là? Perché in via Libertà c'era il tram e quindi non si poteva tutto gira attorno. Tutto gira alla sede. In via Libertà c'è una pista, diciamo, c'è un marciapiede ciclabile. Allora, il discorso è questo: se l'asse longitudinale nord-sud doveva essere coperto da un mezzo, chiamiamolo sostenibile, non era meglio, per evitare problemi alla cittadinanza, al già disastrato traffico autoveicolare, farlo passare dalla cortina del porto, cioè scendendo da via Lincoln, farsi l'autorità portuale, non creando problemi? Ma secondo te nessuno. Una conversazione si può fare davanti a una macchinetta del caffè? Senza il caffè? No, perché il problema non è io sono favorevole, io sono contrario, no, ma perché a me quel piace, percorso? Perché è proprio quel percorso? L'ingegneria trasportistica è una scienza esatta, sono dei sistemi matematici scientifici dentro cui si caricano i flussi, i dati, è l'obiettivo ed è il sistema matematico che ti dà la risposta, non è la visione del tram che ti dà la risposta. Come i flussi del passante ferroviario. È a un certo punto, esattamente, i nodi vengono al pettine. Perché passante è una cosa un po' diversa, scusate, sì. Vi interrompo però di questo. Ma anche lì, ma anche lì i flussi io non ci sono. Un attimo pensavo al. Non c'è un calcolo di portata dei flussi sul passante ferroviario. Ma perché? Perché ogni opera deve avere un costo-beneficio. Sì, è una cosa molto nuova, nel senso è una cosa che comunque si dovrà vedere quando sarà. Sì. Allora non funziona neanche così, nel senso che la progettazione serve a farsi queste valutazioni prima. Io sono d'accordo con te sul raddoppio ferroviario. Sono passati troppi anni. Assolutamente. E questo è il problema. Nel mentre è diventato pure, esatto. Sono diventati passaggi obbligatori che non ci sono, non a caso. Perché se gli avessero fatto i conti noi gli sarebbero tornati. Non c'è l'analisi costi-benefici. Non c'è l'analisi costi-benefici e non lo dico io o tu, lo dice il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ente deputato a valutare il progetto, e lo ribadisce la società che è stata incaricata a ottobre di dare l'approvazione alle tratte ABC del sistema tram e ai parcheggi di interscambio, non è in grado di approvare il progetto proprio perché mancano gli studi trasportistici preliminari obbligatori per legge e quelli finanziario economici. Però l'assessore alla mobilità dice che invece è tutto a posto. Palermo non ha un assessore alla mobilità, non ce l'ha. Lui non ha le competenze, va avanti per visioni e infatti siamo andati a sbattere. In più è stato sfiduciato, che non è un dettaglio, nessuno si fida né del suo operato né delle sue parole. Per il motivo di sopra non è una questione di antipatia, che ci sta anche politica, è proprio la constatazione che l'incapacità alla fine porta a sbattere da una parte sul dissesto, dall'altra su milioni, si parla di 800 milioni di euro che sono a rischio di essere persi, e non perché il Consiglio ha stralciato dal piano di 2 anni fa un'opera che non era arrivata all'obiettivo, cioè l'impegno di spesa entro il 2020, 31 dicembre 2020, quindi un anno fa, ma solo ed esclusivamente perché il progetto è stato dichiarato inadeguato, non approvabile, e quindi non può andare avanti nel suo iter rispettando le tappe e garantendo da una parte che non si perdono i finanziamenti, dall'altra, che è ancora più grave, perché mi permetto di dire che l'obiettivo non è non perdere i finanziamenti, ma è spendere bene dei soldi e avere dei risultati. Soldi che non sono, sono soldi dei contribuenti. Per avere un risultato, cioè effettivamente una mobilità sostenibile. Per sostenibile si intende da un punto di vista economico, ambientale e sociale.
Io ringrazio Giulio Argioppi di essere stato con noi, ringrazio ovviamente il nostro giornalista Giovanni Pizzo, grazie ancora.